Per gli azzurri e i loro tifosi stasera ritmo cardiaco più regolare. Stadio gremito sotto la pioggia, cori, bengala, bandiere al vento. Quindi ballerini, squadre con fascia di lutto al braccio, fa ricordare in silenzio gli 11 studenti napoletani morti nella sciagura di Firenze e sulle cui tombe i giocatori viola avevano in mattinata deposto fiori. Nel primo tempo fa tutto il Napoli che va ripetutamente vicino al gol. Glielo impediscono scivoloni sul terreno bagnato, minimi errori di mira, deviazioni oltre il fondo e infine Galli, qui su Pellegrini. Al 25esimo uno dei rari a fondo della Fiorentina apparsa in abiti dimessi e con scarso spirito combattivo. Graziani gioca d'astuzia ma al momento buono trova sulla sua strada Crollo. E sullo sviluppo del tiro dalla bandierina Castellini compie l'unica vera parata della giornata su una cannonata di Passarella da lunga distanza. Il Napoli, con Diaz che si dà da fare molto più del solito, forse per la presenza in campo di altri due argentini, comprime gli avversari e alla mezz'ora in scena una fitta serie di scambi finché un cross di Celestini dalla linea di fondo non viene intercettato. Sempre Celestini un minuto dopo rotola sull'erba viscida e perde una grande occasione. Si arriva così al riposo senza nuove emozioni. Né ce ne sono nella ripresa fino al gol, anzi all'autogol che giunge al 18esimo. Ferrario in fuga serve Pellegrini che appoggia dal fiume vede scendere Criscimani sulla destra e gli passa il pallone. Sul rasoterra di Criscimani interviene Ferroni che manda nella propria rete. Il San Paolo esplode come liberato da tutte le antiche paure. La partita in pratica finisce qui, eppure il Napoli legittima il successo controllando il timido risveglio dei toscani e impegnando ancora Galli con belle folate di Diaz e Pellegrini. Si chiude con questo assolo di Celestini assai applaudito per il contributo dato alla conquista dei due preziosi e meritati punti, come ha ammesso anche De Sisti al microfono di Italo Chiume. Poi sentiremo Pesaola. Un pareggio andava meglio? No, il Napoli ha giocato bene, ha spinto molto e probabilmente tutto sommato il risultato è anche giusto, però nella nostra ottica dovevamo fare qualcosa di più e potevamo farlo.